chiedeva soldi promettendo agevolazioni per assunzioni nelle forze armate. Un impiegato pubblico è stato arrestato oggi dalla polizia a Caserta. L'uomo è ritenuto responsabile di aver indotto numerosi giovani disoccupati a farsi consegnare ingenti somme di denaro, con la promessa di riuscire a fargli superare concorsi per l'arruolamento nell'esercito italiano, nella polizia penitenziaria e nella Guardia di Finanza. L'impiegato è indagato per i reati di truffa aggravata, millantato credito, minaccia, falso e soppressione di atti pubblici. Facendo leva sullo stato di bisogno delle vittime, spesso in situazioni economiche precarie, avvicinava giovani e i loro familiari facendosi consegnare somme che oscillavano tra i 1.500 e i 23.000 euro. Fra i truffati anche un malato terminale di cancro. Rapina in una tabaccheria a Nocera Inferiore, nel Salernitano. I carabinieri intervengono e sparano alcuni colpi di pistola in aria a scopo intimidatorio, ma i banditi riescono a fuggire nelle campagne. In azione ieri sera sono entrati tre uomini che a volto coperto hanno fatto irruzione in una rivendita di tabacchi. Il negoziante ha reagito colpendo al volto uno dei rapinatori, che è riuscito a fuggire insieme ai complici portando via 300 euro e alcune stecche che di sigarette. Due pregiudicati di 20 e 25 anni, sottoposti rispettivamente all'obbligo di firma e al divieto di dimora, sono stati arrestati nella tarda serata di ieri a Napoli, nel quartiere di Posillipo, dagli agenti della sezione volanti della Questura, perché responsabili in concorso tra loro del reato di tentato furto aggravato. I due infatti sono stati sorpresi dai poliziotti mentre erano intenti a rubare un motociclo, utilizzando un flex per tagliare il bloccadisco della ruota. Oltre al flex, i due avevano vari arnesi atti allo scasso, che sono stati sequestrati. Scontro a distanza tra De Magistris e Renzi su Bagnoli. Se lei pensa di venire a Napoli per riannodare un dialogo istituzionale nel rispetto della Costituzione, noi saremo molto felici di accoglierla. Se invece pensa di espropriare la città, di mortificare la dignità di un popolo e di realizzare scempi, allora è bene che sappia che sarà con fermezza e risolutezza respinto. Parole del sindaco di Napoli Luigi De Magistris, indirizzate al premier Matteo Renzi, che il prossimo 6 aprile sarà a Napoli per partecipare alla cabina di regia per il risanamento e il rilancio dell'area di Bagnoli. Immediata la replica di Renzi: nonostante il tempo che ci ha fatto perdere il comune, abbiamo vinto mercoledì scorso al TAR contro l'amministrazione De Magistris e adesso possiamo finalmente partire, con o senza il comune. Manca ancora l'ufficialità, ma si terrà quasi certamente il 5 giugno il primo turno delle prossime elezioni amministrative in Italia. Quattro sono i capoluoghi campani interessati al voto: Napoli, Benevento, Caserta e Salerno. La data non ancora ufficiale sarà resa nota con un decreto del Ministro dell'Interno. E infine, una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2 è stata registrata la scorsa notte dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Salerno. I comuni più vicini all'epicentro della scossa, avvenuta alle ore 2:48, sono stati Corleto Monforte, San Rufo e Sant'Angelo a Fasanella. Nessun danno è stato segnalato. Ed è da questa l'ultima notizia. Grazie per la cortese attenzione. Appuntamento alla prossima edizione.